Salve a tutti e bentornati o benvenuti nel mio canale di Non Solo Catenelle. Oggi vediamo insieme questo punto, che è un punto tunisi semplice ritorto, cioè si usa il punto semplice ma si ritorce il punto e viene a crearsi questo tipo di trama. Vedete, praticamente è una variante del punto tunisi semplice. L'ho fatto di questo colore, ne ho fatto anche un altro campioncino di questo colore qui, un po' più chiaro, un violetto. In realtà non rende la telecamera, ma è veramente carino. Il punto è molto simpatico e rende il punto tunisi semplice un po' più vivace. Ma prima di lasciarvi al video tutorial, vi chiedo un like di supporto se il punto vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E ringrazio gli iscritti e le persone che mi seguono. Per qualsiasi domanda o per qualsiasi altro punto che volete, scrivetemi nei commenti e metterò il video richiesta in fila nella mia lista dei prossimi video. Vi ringrazio ancora e buona visione del tutorial. Dopo aver fatto i primi due giri ad uncinetto tunisino, che sono uguali sempre per tutti, ormai lo sappiamo, procediamo per fare questo punto semplice ritorto ad uncinetto tunisino. Quindi come funziona? Io con l'uncinetto sempre bisogna lavorare queste righe verticali, di solito si entra così per fare il punto ad uncinetto tunisino. Questa volta invece agganciamo in questo modo e così facendo si ritorce il filo, vedete? E poi faccio una lavorazione. Lo rivediamo insieme. Quindi con la punta, con il gancio dell'uncinetto, proprio aggancio il filo verticale e faccio passare l'uncinetto. In questo modo il filo si ritorce e poi faccio il punto, carico il filo sull'uncinetto e lo faccio passare sotto. Rivediamolo ancora. E proseguo così per tutto il giro di andata. Quando arrivo alla fine prendo sempre le due punte, le due linee verticali del punto e faccio un punto normale. Per tornare indietro è come conosciamo, quindi carico il filo sull'uncinetto, lo faccio passare sotto una maglia e poi per tutto il resto del giro lo faccio passare sotto due maglie. E si continua così, quindi sono questi due giri di andata e di ritorno che si ripetono, quindi di nuovo in questo giro rifaremo la stessa cosa che abbiamo fatto fino precedentemente.